A Pilar Rosalia, spiegare per lanciare questo programma, per dire qual è il mio peso, in comparazione che ho in politica, dico che sono segretario provinciale della provincia, che se è segretario fuori non lo fa nessuno. Allora, io credo che la nostra bisogno, scusate il linguaggio, ma è quello che so, bisogna soprattutto che un progetto teorico, politico, ideale, il famoso orizzonte, che aveva bisogno di una strategia di lungo termine e che poi abbiamo anche bisogno di fare il seminario come quello che abbiamo fatto oggi, che ci spiegano cosa è successo, ma io che sono di quelle che va ad andare sul territorio, avrei bisogno di capire prima quello che succederà e se le competenze ce le abbiamo o ci sono, bisogna ricercare anche quello che hanno le competenze di riuscire a capire tramite l'analisi verso quale strada si va. Perché poi va benissimo anche studiare che è successo, ma essere un pochino preparati prima non sarebbe male. Nel 2003 nel nostro comune, ci sono studiati nel 2012 nel nostro comune sono state elezioni. I grillini hanno preso il 10%, noi il 30%. I grillini non conoscevano nessuno, non hanno fatto campagna elettorale in nessun luogo, non hanno dato un volantino, non hanno scritto una lettera. Non hanno fatto una pubblicità, un comunicato giornale, niente assoluto. Hanno preso il 10%. Le competenze di istituti, assolutamente zero. Fanno cose senza senso, continuamente chiamano emendamenti e promozioni in consiglio comunale, totalmente per dire perché stanno molto che hanno preso delle cose che sono fuori dal mondo. Vi dico che il sindaco che sopponeva al sindaco che ha vinto si è presentato dicendo sono il gruppo 5 Stelle, io sono cittadino che io guardo uno come gli altri e sono il cugino del sindaco. Cioè, per lui dire che era il cugino del sindaco che vincerà era come dire io sono contro di lui ma non tanto perché infatti non fa niente a me dice. Pur essendo d'accordo con quello che fa l'amministrazione, ha sottolineato questo. Chi è che si rivolge a questi incompetenti assoluti? Si rivolgono gli imprenditori e si rivolgono alle volte del pubblico impiego. Quando loro pongono un problema, anche ora che stiamo studiando il progetto urbanistico, pongono problemi relativi a maggiore libertà per l'imprenditore, maggiori garanzie per chi vuole. Fare case, fare case, costruire, fare baseria, cioè roba da imprenditore. Mentre quello riguardo il discorso del lavoro pubblico è una questione di rancore verso chi ha deciso di mezzo. Io credo che noi si debba fare due modi per uno è quello di far studiare e fare un movimento e conoscenza per gli attivisti. Che hanno bisogno di avere gente che sa di che parla, quando trovo un interlocutore di banchetti che sa di che parla. Poi abbiamo la stragrande maggioranza di persone che si fermano ai nostri banchetti, magari per contestarci, che ha bisogno di un linguaggio semplice. Io ho ascoltato molte volte il segretario Lafini, che è venuto un bravo, che campanella di Torino. E il segretario si sforzava molto nel cercare di spiegarci con un linguaggio semplice che cos'è la BCE, che cos'è la banca, come mai noi ci abbiamo un premio debito che cresce e invece le banche ingrassano ufficialmente senza soldi, no? Ci spiegava il meccanismo. Beh, io penso che lui ha detto semplicemente sono ali. Basta. Allora tu dici sono ali, poi a chi ti chiedi perché dici che sono ali? Allora lui spieghi. Secondo me è questo il linguaggio che adotta lui. Lui non dice la casta, lui quando dice casta intende dire l'ali. Noi dobbiamo avere un linguaggio semplice che arrivi diretto alle persone che ormai di politica si interessano minimamente e che comunque solo a chi viene poi chiederti perché. Perché diceva bene con quali parole prima. Fra gli attivisti di Grillo, che sono tutti in adorazione del loro leader, qualsiasi cosa dice, qualsiasi cosa gli dica, dice, ma ci avete un partito che ha un padrone, va bene. E gli elettori io li vedo come una fascia enorme di persone, di destra, di sinistra, che hanno una cosa privata, che hanno un grande sentimento di rancore
E quando si è rancorosi non si sta a sentire chi è davanti e ci spiega che è successo. C'è bisogno di sentire che anche quello che ci vuole rappresentare è altrettanto da me. E quindi ripeto, un linguaggio semplice, diretto, che aiuta il lettore liberamente, è una forma di informazione profonda e profonda per chi invece è attivista e pensa di poter spiegare a chi si ferma più tavolo che è successo. Grazie. Thank you.